Io non merito il mio maestro, capisci? Io no, io stavo là, tu sai dove stavo, in una clinica e ho visto una scenetta con un ragazzo bellissimo. Di quel ragazzo bellissimo mi sono innamorato e poi quando ho capito che era un film ho detto così, en passant, ma documentiamoci su questo ragazzo meraviglioso. E guarda che sorpresa mi sono ritrovato. Adesso stai sereno, sereno con Damete, gli ho mandato dei messaggini carini. E niente, sono contento, anche quello è un dono perché la bambina, Rosy Catra, mi ha mandato i suoi esercizi con il flauto. E allora, quindi questo è un altro grande dono. Adesso non ti sottrago tempo, maestro mio, adesso mi immergo nell'arte di Ricky. Oh, lo facessero quelli del Fatto Quotidiano. Buona serata, bambino mio, maestro, insigne mio. Io mi commuovo. Finalmente, finalmente una persona splendida, un principe. È un principe, Claudio. In ogni senso, un principe di eleganza esteriore e interiore. Un'eleganza infinita, intelligente, intelligentissimo, colto, raffinato, aristocratico, marxista. Ce le ha tutte. Masochista, un po' come me anche. Siamo simili, siamo. Lui è un principe, io sono un duca, ho un aspetto ducale, così mi ha detto Silvano Agosti quando ci siamo conosciuti. Riccardo, tu hai un aspetto ducale. Ecco, avete sentito come Claudio pronuncia le parole, come le scandisce? E come mi dice che sono un maestro insigne. Come lo pronuncia lui, mi dà i brividi in tutto l'essere, in tutto il mio essere, in tutto Ricky Farina, tutto Ricky Farina, ed è tanto Ricky Farina. Maestro insigne. Andate a cercare sul vocabolario cosa significa maestro. Questa luce mi sta accecando. Mannaggia. Che si è rotta. Scusate un attimo. Avete capito? Oddio, questa luce. Leviamo la luce. Ecco, sì. Un casino qui alla Chisciotte, dovrei riparare queste luci. Comunque, quello che voglio dirvi è che trovare una persona come Claudio, che mi ama di questo amore totalizzante, mi giustifica tutto quello che sono stato e che sono. Tutto l'amore che ho messo nella Chisciotte, in questa casa di produzione che cattura gli esseri umani, che cattura la vita, la cattura. Anche se sembra paradossale catturare la vita che è sempre eccedente, però riesco a catturarla nei miei film, riesco a, con il mio retino, a catturare l'anima delle persone. E questo è stato già capito da altri, da Attimi. Da Medea Merini, che mi ha scritto delle cose meravigliose, Attimi anche, so, e tante altre persone che mi stimano.
che mi amano. E adesso Claudio. Claudio che ha questo amore incredibile che mi coinvolge e mi travolge. E solo i suoi vocali sono un dono, proprio un dono assoluto, questa voce, questa eleganza, che mi dice quello che sono, un maestro insigne. Ok. Voi dite, ma così stuzzica la tua vanità? No, così risponde al mio amore, a tutto l'amore che ho messo in quello che ho fatto, senza mai mischiare il denaro in quello che facevo. E arriva lui e mi giustifica, mi risarcisce e mi mette su un piedistallo, ma fluente, cangiante, come i prati, il verde dei prati profumati del Galles. Mi ha fatto anche innamorare di questo Galles, che io ormai non ci pensavo, non circolava dentro di me il Galles. Adesso non vedo l'ora di andare nel Galles, per dire. E quindi è così. E ci sono tanti di quei vocali, tutti meravigliosi, tutti vocali che mi hanno arricchito la mia spiritualità già rigogliosa e fertile. E farò un film, farò più film dedicati a Claudio. Andrò in giro, penserò a lui. Cercherò di migliorarmi, se è possibile, che un genio come me si migliori. Più che un genio, un maestro insigne. Ma come dice insigne? Ma l'avete sentito come dice insigne? Sì, l'avete sentito, ve l'ho fatto sentire. Grazie a Claudio, nessun hater potrà più, perché sapete, delle volte io sono una persona sensibile, quindi quando qualcuno mi dice sei una merdaccia, sei un fallito, sei un nullafacente, cioè arriva Claudio e mi dice che il mio è un ozium operoso, che io lavoro 24 ore su 24, perché 24 ore su 24 sono Ricky Farina, questo coacervo strabiliante di emozioni, pensieri e produzione. Mi sto esaltando un po' troppo. Va bene, ma è così, sono esaltato. Cammino veramente, se volo. E ci voleva un uomo aristocratico, marxista, esperto di fisica, teoria delle stringhe, filosofia, cinema, poesia, intelligentissimo, raffinatissimo. Ci voleva un uomo così. Per dirmi la verità, Cristalla Claudio, io vorrei, non vedo l'ora di incontrarti, però ho quasi paura di rompere questo incantesimo, ma riuscirei solo ad abbracciarti senza farti del male, ad abbracciarti, a stare anche in silenzio, come sei stato in silenzio col tuo Garrett all'inizio. È proprio una cosa meravigliosa. Io sono felice, sono felice. Anche se mi spiace che Claudio non stia benissimo, per usare un eufemismo. Vedete, ancora Claudio che mi sta scrivendo, ma io lo amo, ti amo Claudio. Guardate. Tutti i cuoricini che ci mandiamo, ma è una cosa meravigliosa perché Claudio, oltre ad essere un principe, un uomo di 70 anni, è anche un adolescente, anche un fanciullino, un principino come lo chiamava Pasolini. Ci mandiamo cuoricini, ci amiamo. E non è una storia banale di complimenti, no, qui si tratta di amore, di qualcuno che ha capito tutto l'amore che ho messo nel mio lavoro. Ci voleva Claudio. Questa vita qui. Che strano fenomeno. Maestro insigne. Maestro insigne, come
come lo pronuncia. Nessuno ha mai pronunciato così le parole per me, nessuno. Io penso che Claudio mi sia stato mandato dal mio papà, da Aldo. Io penso questo, che sia un angelo mandato da Aldo, l'ingegnere Aldo Farina. Vai Claudio, vai da Ricky e digli che è un maestro insigne, che io lo so, che l'ho sempre saputo. Insigne. Cazzarola. Per esempio, questo è l'ultimo messaggio vocale, no? Vedete i cuoricini che ci mandiamo? Vedete? Che meraviglia. Ascoltiamo assieme, non l'ho ancora ascoltato, messaggio di Claudio. Maestro mio, ho appena adesso e devo rinchiudere appena per un motivo che poi tanto nel pomeriggio in serata ti mando il messaggio. Adesso ho letto i tuoi messaggi, sono sbalordito per questa cascata di poesia e di affetto e di amore nei miei confronti. Niente, dire che è stato emozionante è poco. C'è anche il rock and roll. Spiegherò. Sì, certo, e beh, comunque sottoscrivo tutto. Ludus, gioco, sì, infatti. Giochiamo. Il fanciullo che gioca a dadi. Immagini meravigliose che ci vengono dalla Grecia, da Penna e tanti altri grandi poeti. E adesso poi adesso devo richiudere, ho una piccola terapia. E niente, ci sentiamo stasera. Grazie. Lo champagne di cui parlavo è molto buono, quindi devi ripensarci. Adesso devo proprio chiudere. Maestro mio, a presto. No, dato che io parlo spesso di champagne, mi vuole mandare una cassa di champagne, vabbè. È troppo simpatico. Ma è un uomo simpaticissimo. Adesso, a parte le lodi, l'amore, è simpaticissimo. E io voglio donarvi questa intimità, non è un tradimento Claudio alla nostra intimità, perché Claudio l'ha capito chi è Ricky Farina, è uno che mette la propria intimità, che la dà in pasto a voi plebaglia. Però so che non siete tutti plebaglia, so che c'è qualcuno fra di voi che è sensibile, è intelligente, lo so, l'ho sempre saputo che c'era un Claudio che mi aspettava. Una cassa di champagne vuole mandarmi. Cosa dite? Accetto. Mi sembra quasi di sfruttarlo. Ci penso.